Ah, scusa, ma non avevano aggiunto alla cartella clinica i risultati delle analisi che hai fatto. Sono andato in laboratorio a chiederli. Nah. Dunque avevi mal di testa, un senso di disagio e nausea. Beh, io in realtà attribuivo il tutto ai nervi, capisce? Anche perché, ecco, ho un ciclo irregolare. Sì, il sistema nervoso regola anche questo. Per quale motivo sei così alterata? Ho dei problemi. Pensi che mi hanno levato mio figlio. Ah, l'hai dovuto restituire? Beh, no, in realtà mi sono espressa male. L'ho ceduto io. E adesso sono sola. Capisco. E tuo marito? Beh, permesso? Lui... Avanti, signorina. Dottore, ecco i risultati che aveva chiesto. Ah, grazie. Con permesso. Bene, vediamo un po'. Il tasso di emoglobina è abbastanza buono. Niente a carico dei reni. E la pressione è su valori normali. Ah. Cosa ho, dottore? Ecco qui la spiegazione dei tuoi sintomi. Qualcosa che non va? Guarda. Beh, è incredibile. Ma davvero sta così male? Io ti giuro, mi sento terrorizzata. L'avessi vista solo poco fa. Non capisco. Oddio, mi ero preoccupata per lei e ho chiamato Cayetano immediatamente. E come vedi, beh, quando mi ha detto che Tibisai era davvero così sconvolta, ho messo da parte tutti i problemi che ho al momento per venire a trovarla. Beh, forse sai che io e Tibisai ci siamo sempre confidate tutto, capisci? Io le voglio molto bene. Sì, lo so. E Tibisai altrettanto. È stata molto contenta quando ho saputo che eri qui. Allora ha una certa lucidità. Ha ben chiare almeno alcune cose o no? È davvero molto strano il modo in cui le succede. Questa cosa nasce in lei all'improvviso e uno non sa come regolarsi. Eccola. Sì. Ciao, Nieves, chi si vede? Mi sai, tesoro. Ciao, come va? Abbastanza bene. Che gioia. Avevo proprio voglia di parlare un pochino con te. Grazie. Che mi racconti? Beh, io vado a preparare qualcosa per cena. Va bene, ok. Bene, allora... Per favore, non lasciarla andare da nessuna parte. Nieves... Non lasciarla sola, capito? Ok. Dimmi, tesoro. Scusate, permesso. Chissà che segreti aveva per te. Che sciocca. Beh, mi spieghi che ti succede, Tibisai? Cioè? Quello che... le cose che stai combinando. Mi hanno detto che fai cose molto strane. No, no, guarda, non badare a quello che ti hanno detto. Stanno facendo di un granello una montagna, sai, non ci far caso. Ma come non ci devo badare? Anche tuo padre... Ma senti, passiamo a un altro argomento. Raccontami come vanno i tuoi problemi. Oh, beh, io... Forse non sai che Nelson mi ha abbandonato. E si è preso parte delle sue cose. Le altre le manderà a prendere in seguito. Mi dispiace, che brutta fine. Sì. E il peggio non è questo. E qual è? Oh, un altro problemino. Che è successo? Sto aspettando un figlio. Dici davvero, Nieves Maria? Lascia che ti abbracci, dunque anche tu. Bene, devi sentirti contentissima. Per favore, non dirlo a nessuno, capito? Non voglio che si sappia. Beh, perché? A Nelson sì. Nelson è tuo marito. Lui meno degli altri. Lui meno degli altri. Ah, oh, Nieves Maria, mi sa che tu sei più svitata di me a dire il vero. No, senti, Tibisai, ora ti spiego. Cioè, io non voglio che lui ritorni da me dopo aver saputo del bambino. No, così non voglio che ritorni. Ma scusami, Nieves, non ti capisco. Sei impazzita. Non capisci. Mi ha detto che non mi amava. E non solamente a me, l'ha detto anche a Pedro Luis. E quindi lo lascerò all'oscuro, perché non voglio che ritorni solo perché ci si sente obbligato. Hai capito adesso? Così non voglio che ritorni. Oh, Dio mio, mi fai tanta pena. Hai tanto desiderato di essere madre, ora che finalmente sei incinta tu. Sì. E la cosa peggiore è che io amo Nelson Tibisai. Sto diventando pazza senza di lui. Scusa, non posso stare senza di lui, Tibisai. Non so cosa sarà di me. Se non ritorna, se lui non sta con me, io non so cosa fare senza lui accanto. E quello che sentivi per Pedro Luis, cos'era allora? No. Niente. Non ho mai amato Pedro Luis, sono sicura di questo. Era solo un capriccio.
una mia ostinazione. Però vedi, adesso capisco che sono stata una stupida. Non ho saputo accorgermi di che uomo avevo al mio fianco. Spero che Pedro Luis sarà felice. Perché io non lo sarò di certo, ti sai. Potevo avere al mio fianco un uomo che mi amava davvero. E non ho saputo apprezzare.